settembre si è riunita per la prima volta a Milano la commissione consiliare per la cultura, la moda e il design. Siamo andati a seguirla, la seguiremo anche per i prossimi mesi, quindi vi potremo dare degli aggiornamenti freschi di quello che succede in consiglio comunale per quanto riguarda la cultura. La commissione cultura è presieduta dalla consigliera Bocci del Partito Democratico. È stata un incontro piuttosto lungo con diversi interventi. Riassumiamo un po' quello che è stato detto nel discorso introduttivo della Presidente Bocci. Innanzitutto, la settimana prossima in Commissione Cultura è atteso l'assessore Stefano Boeri per spiegare tutte le linee programmatiche del suo assessorato, che riguarda non solo la cultura ma anche la moda, il design e anche tutto quello che concerne l'Expo, però lui parlerà soprattutto di cultura, moda e design. Si è parlato molto del cosiddetto decentramento culturale, che è una caratteristica su cui questa amministrazione punterà molto, per cui va bene grandi eventi, va bene grandi istituzioni come la Scala, come Mito, ma la differenza che marcherà questa giunta è proprio cultura distribuita, cultura decentrata su tutti, capillarmente su tutto il territorio urbano. Quindi necessità di mappare e ristrutturare interamente il sistema culturale milanese, la cultura intesa appunto come sistema non solo di erogazione di fondi, cosa che è sicuramente necessaria, ma anche erogazione di servizi, di nuovi servizi per gli operatori culturali e la funzione del consiglio comunale, dell'amministrazione, sarà anche quella di stimolare gli operatori a fare rete, una cosa molto importante per questa amministrazione. È stato ribadito la centralità del ruolo delle biblioteche di zona, delle biblioteche rionali, come protagoniste di un rilancio della cultura nelle diverse zone. E un altro punto è stato quello di ribadire anche la trasversalità della cultura, che non riguarda soltanto né soltanto la Commissione Cultura né soltanto l'assessorato alla cultura, ma secondo quanto detto dalla Presidente Bocci anche l'assessorato al decentramento, il cui assessore appunto Daniela Benelli di Sinistra Ecologia e Libertà, e all'educazione. Quindi questi altri due settori saranno chiave nell'attività dell'amministrazione. Ci sono stati molti interventi, come ho detto, ci interessa menzionarne principalmente due. Uno di Luca Gibillini di Sinistra Ecologia e Libertà, che ha parlato molto della questione della danza, di come appunto la danza sia in questa città un settore, un sottosettore del macro sistema dello spettacolo dal vivo, molto in difficoltà, che sta producendo però molto, per cui un settore sicuramente da sostenere. E poi interventi di Manfredi Palmeri del Terzo Polo, e anche lui auspica, come precedentemente detto dalla Presidente, auspica che questa commissione lavori in maniera molto intersettoriale, per cui coinvolgendo i temi dell'internazionalizzazione, i temi dello sviluppo industriale, del lavoro, eccetera, cosa che naturalmente è stata ben accolta anche dal Presidente della Commissione. Niente, questo è quanto. La prossima volta faremo un altro report, dovrebbe appunto, come abbiamo detto, dovrebbe esserci Stefano Boeri, che sarà un intervento molto importante perché introdurrà le linee guida del suo assessorato per i prossimi 5 anni. A presto. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation.